Social. Bentornati su Live Social, do un grandissimo benvenuto al nostro prossimo ospite, Domenico Ruggeri. Ciao Domenico. Buonasera a tutti, piacere immenso. Dici un po' di cosa ti occupi. Noi siamo una piccola realtà e ci troviamo in provincia di Messina, esattamente San Chiarnicero, che produciamo vino, olio e commercializziamo anche formaggi. Fantastico, io sono un appassionato di entrambi i tre settori, vorrei chiederti un po' della vostra storia, quando avete mosso i primi passi? Quindi la nostra storia è da tre generazioni, mio nonno Peppino che ha fondato l'attività subito dopo il dopoguerra, fino a circa il 78. Dal 78 è subentrato mio padre e con l'amore che stava inculcato dal suo predecessore ha migliorato i nostri terreni facendo nuovi impianti e i nostri nuovi macchinari fino al 2009, in cui sono subentrato io come ditta commerciale e mia sorella come azienda agricola che si dedica alla produzione. Un binomio di collaborazione fondato sul rispetto della natura, delle tradizioni e dell'amore per il lavoro. Mio nonno diceva: se il lavoro non lo senti come una missione, produci poco e produci male. Questo è il nostro obiettivo, stato sempre nelle nostre generazioni. Vorrei sapere un po' di più, vorrei conoscere un po' di più i vostri prodotti. Insomma, da cosa vuoi partire? Dall'olio, dal vino, dai formaggi? È uguale. Quindi siamo dall'olio, abbiamo un'estensione di circa 7 ettari, dai quali abbiamo come varietà Biancolilla, Nocellara Messinese, Olio Alora Messinese, Nocellara del Belice e Coratina. Li produciamo in base all'annata sia monocultivar che facciamo del blend e lo commercializziamo in bottiglie da 50, mezzo litro, 7,50 e 5 litri. Il nostro mercato più che altro è locale, ma grazie alla pubblicità che fa il prodotto stesso arriviamo in Francia, in Belgio, Nord Italia, che può essere da Bolzano, a Roma e andiamo avanti. Perfetto, perfetto, ottimo. Gli altri prodotti? Abbiamo il vino, che abbiamo iniziato sempre con selezione di vini siciliani, poi abbiamo migliorato con le annate, da quando mio padre purtroppo causa brutta malattia non c'è più, abbiamo dedicato tre vini, un Syrah, un Grille e un Nero d'Avola, esclusivamente alla sua memoria, soprattutto all'amore che ci ha inculcato nel proseguo dell'attività, perché come diceva mio nonno, il lavoro si deve sentire come un'emissione e per avere ottimi prodotti devi lavorare con tanto amore e passione. Si sente molto dalle tue parole, da come parli del tuo lavoro, che sì, questa passione è stata tramandata. Molto emozionato, perché è una soddisfazione fare questa intervista, è la prima volta che mi è capitato e sono veramente emozionato. È un piacere, è un piacere. Allora ci mancano solo i formaggi, direi. I formaggi noi li commercializziamo, ma come ben dico, siccome veniamo da tradizioni storiche, abbiamo gli stessi produttori che qualitativamente ci hanno fatto sempre fare ottima figura e abbiamo una selezione di pecorini dalla zona di Castelvetrano e dell'Ennese in cui commercializziamo e tutto l'Interland, ma soprattutto viene apprezzato nei paesi del Nord Italia. Perfetto, io vorrei sapere, visto che sono molto curioso di assaggiare i vostri prodotti, qual è il vostro raggio di distribuzione? Grazie all'e-commerce e quindi la possibilità di avere tanti corrieri, in tutta Italia riusciamo a consegnare. Purtroppo in questo periodo ci sono delle zone che sono inibite e con l'augurio che tutto si risolva ben presto e soprattutto che tutte le persone riescano a superare questa fase difficile che è per tutta Italia, non solo per noi ma per tutta Italia, auguriamo di far assaggiare presto il vino a voi della redazione con un omaggio sia di vino, di olio e di formaggi. No, non vogliamo così approfittare, Domenico. Obbligatorio questo qua, e poi a tutte le persone d'Italia. Perfetto, io ti ringrazio molto e do i tuoi contatti, riferimenti ai nostri ascoltatori. Certo. Il sito web www.domenicoruggeri.com, indirizzo email ruggeridomenico2@gmail.com. Vi ricordo anche la pagina Facebook ditta Ruggeri Domenico Sapori di Sicilia, numero di telefono 347 811 3821. Tutto corretto, Domenico? Perfetto, io ti ringrazio molto, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Gentilissimo, grazie, in bocca al lupo a voi e a tutta Italia. Live Social torna con nuove storie, rimanete con noi. Live Social.